Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 2 di Crash Bash con la mia ragazza. Ciao a tutti. Ok, la scorsa episodio abbiamo fatto i primi due livelli, ovvero Crash Ball, o Ball, chiamatelo come cazzo volete, e Polar Panic. Ora andiamo a fare Pogo Painter e Jungle Bash. E poi dopo questi due livelli, Papu Pamel, che sarebbe il boss del primo livello, dei primi livelli. Ok? Sì. Ok, sei pronta? Sì, andiamo. Andiamo. Questo qua è il mio livello. Questo. Anzi, non è. Questo è quello che odio di più. Ma io non ho ancora capito come funziona. Praticamente tu devi fare. Perché devi fare i colori? Devi cercare di riempire. Mentre tu salti per pavimento, devi cercare di fare il tuo colore. Più colori degli altri devi riempire. E devi cercare di fare una cosa unica, tipo che ne so. O tipo uno dopo l'altro, oppure che ne so, tipo fai un quadrato dello tuo stesso colore, oppure una linea retta continua. Cioè più c'è il tuo colore nel campo di gioco, più prendi punti. Alla fine del tempo chi ha più punti vince, capito? Yeah. Allora praticamente se tu puoi raccogliere le casse blu, tipo raccogli tipo gli stivali, vai più veloce. Ci sono sempre i bonus come in tutti i livelli. 3, 2, 1, via. Per esempio ho preso la cassa e ho preso 6 punti in più. Ti spiego, ogni volta che tu finisci di fare tipo un quadrato o metti tanti cubetti del tuo colore, prendi sempre la cassa blu, che ti dà tutti i punti che tu hai fatto. Così li confermi. Hai capito come li confermi? Prendendo la cassa blu. Sì. Tipo che se tu fai tanti cubetti del tuo colore, tipo il mio è il giallo, il mio colore. Però il mio. E praticamente ogni volta che tu prendi la cassa ti dà tutti i punti dei cubetti che tu hai colorato. Poi se mi scontro con gli altri sbatto praticamente. Ma non c'è manco bisogno di fare strane forme. Più cubetti hai e quando prendi le casse prendi più soldi. Ma posso passare anche sopra gli altri, sopra i cubetti degli altri. Sì, sì, sì. Sì, così togli i colori. In questo momento sto vincendo, perché ne ho più degli altri. Io invece no. Ha vinto Kong per 2 punti il primo round. Questo è proprio difficile, va proprio a culo ragazzi, va proprio a culo. Va a culo. Devi avere culo di prendere le casse che ti appaiono vicino a te, cioè diciamo è tutta una cosa. Le scarpe sono fighissime perché vai con loro. Esatto. Questo l'ho vinto io, dai. Sto vincendo anche questo, insomma, quasi. Ok, ho vinto il secondo. Che cane. Ok, 90. No, vabbè. Sì! Ho per un pelo, ho preso la cassa alla fine e sono riuscito a superarlo con i punti. Vai, anche questo video. Devo vincere un altro round. Dobbiamo fare solo Jungle Bash. Ho fatto 113 punti qua e loro ne hanno fatti pochissimi. 121. Dai, sì, 9, 8. Ho fatto il 9. Sto fermo, lo vedo io ragazzi. Che cazzo fa? 121 punti ho fatto. E voi siete abbassati. 1,64, 1,59, 1,31. Stavolta loro hanno fatto proprio schifo, però io comunque ho fatto comunque bene. 121 punti e vinco il terzo round. È andato, completato. Ho vinto 3 round. Faccio tu, oh. Papo blava. Ci sei? Prendiamo l'altro? Sì, faccio Jungle Bash salvo sopra, dai, mi voglio fidare. Andiamo? Questo è il mio livello preferito, quello che devi lanciare le casse. Questo è più difficile. Ma anche quelle di nitro si possono prendere, no? Quelle di nitro sì. Però dopo che le prendi, entro 3 secondi loro scoppiano. Quindi tu la devi lanciare entro 3 secondi. Invece quelle verdi non le devi toccare proprio. E quelle di nitro sono quelle verdi.
La TNT voglio dire, quella là che non puoi, che puoi prendere, però scoppia in 2 secondi. 3, 2, sempre 3 round. Qua praticamente togli l'energia ai tuoi avversari con i calci quando magari ti sono vicino, oppure tiri le casse, però con i calci togli meno danno. Le mele invece vi curano. Se mangiate le mele, praticamente vi curate l'energia dei danni che avete preso. Servono solo a questo. Ok, la scimmietta è andata giù. Manca Brio e Koala. Siamo rimasti a Cortex. Brio, quasi morto. Ah, se dai calcio alle TNT, le inneschi e quindi dopo 3 secondi scoppiano. Quindi, se magari uno ci passa, poi esplode. Ok, primo round vinto. Io in questo gioco sono il. Io in questo gioco sono troppo forte perché è il mio preferito. Mi piace proprio passare. È facile, pensavo fosse più difficile vedere flash. Ma tu io ti ho detto prova prima di giudicare, e tu no, e tu niente. Qua mi stanno massacrando. Stanno presi con me. Oh, da me mele non ne cadono proprio. Uno. No. Figlio di puttana. Ma ha fottuto che aveva più energia di me. Vabbè, che grazie, mi hanno tirato 3 casse insieme. Grazie. Non lo so, Mele da me non se ne sono neanche. caduto. Il calcio di Tiny è talmente corto che fa una faticaccia ad arrivare. Ho fatto una bimbombardo. Guarda questo bastardo! Bingo, secondo round, bingo. Vai, bomba! 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 La prendo con me, poi. Scimmia di merda. Vai! Secondo round vinto. Devo vincere un altro. 2 a 1. 2 1 0 0. C'è Brio che mi sta rompendo i coglioni in questo torneo. Lo sai che questo gioco lo volevano fare online? Secondo me viene carino. Non colpirmi, eh? Tieni, Brio, tieni. Tieni, Brio, tieni. Vindo, vindo. Aia, aspettami che mo arriviamo col botto. Oh, sei più brava di me, come cazzo fai? La leva ha superato il maestro. Fangula che te. Io vado a salvare, A calcio ci no? stiamo prendendo. Vinto! Sì! Andiamo al prossimo. Ah, c'è Papu Papu C'è adesso. il boss. Bene, adesso manca soltanto il boss. Abbiamo finito gli ultimi 2 livelli e facciamo il boss e poi ci salutiamo. Papu Papu è il boss del primo piano. Così dopo andiamo a vedere pure. Molto bene. Molto Avete bene. superato le sfide che sono Come state si fa? preparate per voi Come qui, dobbiamo nelle fare? stanze Vabbè, poi vediamo il vostre. filmato, Per aspetta. passare alla prossima serie di partite dovete battere il potente Papu Papu. Io sono sempre arrivato qua, ho battuto il primo boss, ho battuto Papu Papu e poi al secondo piano mi bloccavo perché c'era un livello che non riuscivo ad andare mai avanti. O comunque poi mi rompevo le palle e non ci giocavo più.
quando ero bambino. Però giustamente non sei piccolo. 2, 1, via. Devi saltare quando butta quando muove quelle cose. Poi devi uccidere tutti i Crash. Che lui ti fa uscire. Dopo che tu hai ucciso i due Crash, lui non ha più quella cosa rossa intorno. Li devi buttare una cassa addosso e li cacci l'energia. Basta che lo fai 3 o 4 volte. Capito? Sì. Oh, è il primo livello di Crash in cui ci abbiamo Crash contro. Brubia! Io effettivamente non so quanta energia, perché ancora non mi ha colpito manco una volta. No, mi sa che 3 volte mi ha colpito. Però non so quante volte posso essere colpito io. Forse è come normale, come quel coso che tu praticamente, il livello di prima che ti colpiscono con le casse. È allo stesso modo il danno. Ma lui non muore mai. Certo che muore. Quando? Devi cacciare energia. E come faccio? Ma te l'ho detto, ma scusa, ma io quando parlo tu non mi ascolti. Avvicinati bene allora. Comunque Crash ogni volta che prova a prendere. Ogni volta che prova a prendere la cassa per buttare la tosse, io lo colpisco. Ma infatti con i calci, a picchio col quadrato perché li ammatti subito. E così sto facendo. Io ho vinto. 3 volte lo devi colpire, ma. Ok, il primo boss l'abbiamo eliminato. Molto facile come boss. Una volta che il piano è finito, noi andiamo al computer qua, allo schermo del computer vicino alla cosa di salvapartita e ci fa salire al piano superiore. O comunque ai nuovi portali. Diamo una salvatina. Salvato. E per questo episodio è tutto. Vediamo un attimo, anzi, ve lo faccio vedere al prossimo episodio, i nuovi livelli. Invece c'è scritto stanza di balzo, 2. Alla seconda stanza. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.